lei. Due cose: quanto vi avvicina questo risultato importante all'obiettivo che vi siete prefissati, e poi se in questo momento Lautaro è la prima scelta tra i suoi attaccanti o se è stata una scelta invece lascia legata... scusi al fine no, o se invece era una scelta legata al tipo d'avversario, lascia le cose invariate da un punto di vista di risultato, da un punto di vista di possibilità. Magari c'è una partita di meno, però poi quando tu giochi in casa è sempre bene provare a vincerle. Da un punto di vista di scelte fra Lautaro e Icardi, ho scelto così perché si è allenato bene, perché stava bene, e quando poi si è infortunato è un calciatore che ha potenzialità, come si è detto, magari vedendo che poi la partita mano a mano, come è successo nel secondo tempo, va ad essere presa più in mano, avere una punta fresca d'area di rigore che ha le caratteristiche di Mauro diventa più importante, per cui ho fatto, valutando più cose, ho fatto questa scelta qui, ecco. Prego. Chiederle se è d'accordo sulla grande prestazione in regia di Borja Valero, che a volte si sottolinea per altri motivi, e poi sentivo l'intervista prima quando diceva che ha visto a un certo punto il pericolo di potersi sbilanciare. Io ho visto una Roma impaurita a un certo punto e non ho ben capito perché il centrocampista aveva visto Lautaro un po' stanco a 10 dalla fine, grazie. Non solo come costruzione di gioco e come regia Borja Valero, ma anche in fase difensiva, sono d'accordo con lei, ha fatto una grande partita. Lautaro, se proprio bisogna fare questo giochino del tornare indietro, Lautaro era rientrato a metà dell'altra settimana con un infortunio grave e è stato due o tre volte che si è messo lì a strecciare. Perché dobbiamo fargli fare male? No. Se poi si fa male, si riperde, ci sa delle partite da giocare ancora. Ha giocato 70 minuti, 75. Gli faccio un assist. Quello che poteva essere fatto era di mettere Keita dentro il campo e probabilmente Joao Mario sull'esterno, come quando è entrato l'ultima partita, perché Keita poi da là è più distante, mentre Keita è uno da palla sui piedi con le spalle girate alla linea difensiva che può fare. Questa era una cosa che potevo fare, che però poi allo stesso modo Politano aveva fatto far fatica un po' a Kolarov in fase difensiva. Kolarov è uno che legge bene tutto, però proprio nella velocità pura pensavo a quel punto lì qualcosa concedesse, allora l'ho lasciato di qua. Ma noi che abbiamo fatto? Noi abbiamo preso ogni volta che si costruiva, si direzionava sulla sinistra perché c'era Asa che scendeva e spingeva bene, e siamo andati sempre da quella parte là e non si è mai messo in condizione di scatenare questa cosa, che invece grosso modo era stata pensata così, ecco. Prego. Facciamo le ultime che abbiamo dietro Ranieri. Buonasera mister. Prego, prego. Mister, stasera Nainggolan ha fatto un po' più fatica rispetto all'ultima. Secondo lei è un problema più fisico, tattico o psicologico, se può essere successo? Grazie. Non lo so che problema è, ma sono d'accordo con lei. Infatti poi abbiamo sostituito perché non riusciva ad imporre quelle che sono le sue qualità. Però non lo so che problema fosse. È chiaro che ha fatto poco. L'ultima su questo argomento, cioè appunto meglio 10 minuti Lautaro Martinez tra trequartista, perché si è inserito subito nel doppio d'oro, invece Nainggolan proprio bloccato, cioè non si capiva neppure dove volesse andare, cosa volesse fare, mentre Perisic ha avuto una reazione un po' nella ripresa. Lei come se la spiega questa? Anche perché siamo a 5 giornate dalla fine, quindi su Nainggolan la spiego male, perché lui ci teneva a questa partita qui, era tutta la settimana che si era allenata anche bene, a volte il sistema emotivo, proprio la condizione mentale che ti
pone davanti a una cosa che ci tieni molto e ti ha l'effetto poi contrario, perché ci pensi tanto, perché lui in questa partita qui ci teneva moltissimo. Però poi l'ho rimesso, l'ho lasciato alla fine del primo tempo, l'ho lasciato apposta per vedere qualche minuto se fosse poi un secondo tempo differente, perché poi a quel punto lì che lo lasci in campo 7-8 minuti, ormai i 10 minuti li devi far giocare, perché ma era proprio per vedere se poteva avergli dato dei vantaggi questa pausa del primo tempo oppure no. Grazie, buonasera e buona Pasqua a tutti. Ti fanno gli occhi. Fai sempre allenatore. Chi è lui?